Magi, ciao amici, io sono Magicolo e benvenuti su Unreal. Come promesso ve l'ho portato Unreal 1 del 1998, un gioco FPS Arena che è stato il primo della storia di Unreal, della saga di Unreal Tournament, ovviamente, ragazzi. Allora, questo è il primo livello, infatti siamo già caduti e abbiamo già fatto un casino. Siamo nel primo livello del primo gioco, dove siamo in una sorta di astronave e dove dobbiamo scappare, uscire perché sta esplodendo tutto, ragazzi. La trama non la so bene, anche se il gioco sono arrivato praticamente a metà, ma è lunghissimo, ragazzi. Veramente una cosa molto molto lunga. Questa è l'armatura, qui ci viene un po' presentato tutto. Eccoci qui, adesso non so neanche dove siamo, ah sì, ok, siamo qua, vi faccio vedere quello lì che tira le cuoia, aspettate un attimo, non ce la faccio, forse devo rifare il giro, andiamo così, no niente, non si può, ok, continuiamo a sto punto, vediamo che usciamo dall'astronave, stiamo scappando ragazzi, prendiamo un po' di vita perché avevamo pochissimo di vita. Intanto guardate la grafica, 1998, ragazzi, sono passati giusto giusto 20 anni adesso che ci penso, perché siamo nel 2018. Adesso dobbiamo uscire. La grafica sembra quella del primo Quake. Primo Quake misto a Quake 2. Quake 3 Arena è uscito nel 99, se non sbaglio, però comunque la grafica è simile. Adesso cerchiamo di prendere quelli che non credo si possa, vabbè, niente. Ecco la prima arma, ragazzi. Questa è la prima arma storica di Unreal Tournament. E stiamo uscendo, ecco. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Qui non c'è molto da fare, ragazzi. Praticamente vi mostra solamente com'è il gioco. Penso di essere il primo italiano, se non sbaglio, a portare questo gioco Unreal sconosciutissimo ormai per i giovani e per chiunque, ma soprattutto in Italia, perché molti addirittura pensano che il primo Unreal in realtà è stato Unreal Tournament, in realtà no, Unreal è questo il primo. Lo potete trovare benissimo su internet, o magari se volete acquistare il gioco, penso troviate anche il CD. Siamo usciti, ragazzi, questa è l'astronave. Vediamoci un po' in giro cosa troviamo. Questa è la prima casetta che si trova, dove di solito questi sono, penso, nostri compagni deceduti in una battaglia. Adesso vediamo. Questa è la seconda arma, intanto la pistola, che si può anche tenere in stile americano. E vediamo intanto già le proporzioni abnormi, giganti di questo Unreal, di questi paesaggi, ambienti di Unreal. Intanto non riesco manco più ad andare su. Le casse ovviamente contengono sempre qualcosa, la vita ce l'abbiamo. E adesso inizia il primo scontro con i grossoni che troviamo per primi. Entriamo nella montagna e vediamo, qui poi ne uscirà un altro. E si inizia qui, si inizia questi qui che sparano raggi a tutto andare. L'ho già ucciso. Bene, qui adesso ne uscirà un altro, eccolo qua. Non dobbiamo farci colpire perché veramente tolgono troppo, tolgono veramente troppo e quindi rischiamo la vita. Però possiamo anche fare una furbata e andare giù. Facciamo un bel saltino, ragazzi. Olè. Ah, un bel bagnetto ci stava, ragazzi. Ora non mi ricordo cosa dovevamo fare qua, perché veramente, ragazzi, il gioco è lunghissimo.
ci sono mille ambienti, no, beh, gli ambienti sono sempre quelli, però ci sono mille stanze, mille cose da fare. Ecco, questa è la rampa che ci porta qui dentro. Vediamo qua, poi è pieno di pulsanti, pieno di cose, a volte li perdete. Oh no, ma non c'ho voglia di combattere, ragazzi, fatemi andare. Aiuto ragazzi, aiuto, ci ha quasi beccato, anzi no, forse ci ha beccato e abbiamo rischiato. Ok ragazzi, possiamo entrare. Ci sono, non so se dei bug o dei lag. Anzi, vi devo dire anche una cosa, perché una cosa che mi è successa incredibile. Io praticamente ho iniziato a giocare con un altro personaggio, che è un personaggio grosso, un mostro, e niente. Vedevo che c'erano delle cose che non andavano, ma poi addirittura non riuscivo a continuare perché il personaggio era troppo grosso per alcuni ambienti e incredibilmente ho dovuto ricominciare il gioco cambiando personaggio. Il personaggio l'avevo cambiato solamente per provare il multiplayer, però è stata una cosa pazzesca, ragazzi. Cercherò di fare 10 minuti di gameplay se riesco, così almeno carico un video un po' lungo per una volta, vi faccio vedere un po' il gioco. Ok, siamo alla seconda mappa. In alto vedete anche l'autore. Allora, prima dobbiamo passare di qua. Ok, uccidiamo tutti. Attenzione, ragazzi, che non dobbiamo farci intimorire. Vediamo un po'. Ok, vai giù. Allora, le armi sono ancora due. Ah, qui è un po' lunga la cosa. Vi faccio vedere però se riesco, ne starei in 10 minuti. Vi faccio vedere il primo scary moment di questo fantastico gioco, ragazzi. Allora, vediamo. Qua sarebbe da ammazzare, però ok, a posto. Va bene ragazzi, eccoci qui. E si fa tutto buio, ragazzi. Tutto, tutto buio. Mettiamo l'arma quella con le luci. E adesso c'è un po' di rossore. E troviamo il secondo nemico mostro che dobbiamo sconfiggere in questa maniera. Veramente i mostri sono veramente tosti da ammazzare. Ok ragazzi, quindi abbiamo aperto tutto, possiamo andare sotto. Oddio, pure qua è un po' magi complicatino. Perfetto, dovremmo aver aperto. No ragazzi, no, ho sbagliato, beh, già che ci siamo, facciamo questo. No, ragazzi, ragazzi. Così si perde tempo. Va bene. Ok, stavolta dovrei. Perfetto, ragazzi. No, ragazzi, ho sempre sto qua. Amici, abbiamo aperto il portale. Il portale è aperto. Bene, andiamo giù. Vediamo se mi ricordo senza perdere tempo. Attenzione perché qua ci sarà un bel terremotino. Aiuto, 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 fatemi uscire da qua. Prendiamo un po' di vita, ragazzi. Qui non dobbiamo cadere. Ah, ecco, qui ci sono questo popolo che penso sia stato invaso da questi. No, qui mi sto sbagliando. Allora, vediamo se usciamo di qui. Sì, è qua che dovrebbe essere là. Questo è un altro mostro, però io non c'ho voglia di. Aiuto, ragazzi, aiuto. Ok, dai, facciamo la passerella. Ok, dai, andiamo il più avanti possibile, vediamo se
Se veniamo uccisi, ammazzati da qualcuno, niente, non ce la faccio andare su. Vabbè, dai, ragazzi, facciamoci ammazzare per i 10 minuti di. Ok, avete visto anche la morte, ragazzi. Magicolo was killed. Se vi è piaciuto, se volete che faccio un altro video, anzi, se volete che faccio tutta il gioco, non credo che ce la farò perché sono veramente ore e ore di gameplay. Saluti magici.